nome Buca, no Bucaneve, Bianca, no, Brucaneve Doria. I suoi genitori purtroppo erano morti e lei era rimasta sola con la vecchia e perfida matrigna, che volendo essere la più bella del paese, invidiava la sua grande bellezza e per questo non aveva atteggiamenti molto amorevoli nei suoi confronti. Il suo specchio magico, inoltre, le ripeteva sempre che molto più bella di lei era Biancaneve. La matrigna un giorno mandò a chiamare il guardaboschi Gustavo. Farò proprio così, ma perché non ci ho pensato prima? Urrà!
ucciderla!
di casa? Volete farmi entrare? Non c'è nessuno! Oh, mi fate entrare! Forse c'è un'altra porticina sul retro. Proverò a passare di lì. Biancaneve entrò nella casa e vide subito una tavola con 7 seggiolini, 7 piattini, 7 tazzine, 7 cucchiaini. C'era molto disordine, molta polvere e molti piatti non erano puliti. Biancaneve allora si mise a lavorare. Spazzò, spolverò, lavò i piatti, le tazze, i cucchiaini e poi andò di sopra dove c'erano 7 lettini e li rifece riordinando ogni cosa. Stonca per aver lavorato tanto, si stese su un lettino e lì si addormentò. Intanto i padroni della casetta, che erano 7 nanetti, tornarono dal lavoro e per prima cosa videro la casa illuminata. Io penso positivo perché sono vivo, perché sono vivo. Io penso positivo perché sono vivo e perché sono vivo. Non niente nessuno al mondo potrà fermarmi da ragionare. Non niente nessuno al mondo potrà fermarmi tutto il mai, tutto il mai, tutto il mai. Questa che è niente che va. Questa che è niente che va. Io penso positivo ma non vuol dire che non ci vedo. Entrarono, notarono con grande stupore che tutto era in ordine. Le tazze, i piattini, i cucchiaini erano puliti e di sopra Brucaneve stesa su uno dei lettini. Era così bella e dormiva così bene che cercarono di non svegliarla
e tornarono giù tutti contenti, tutti meno uno, ovviamente Brontolo. Ma che bella bambina, e cara e dolce piccina, e come ci ha messo in ordine la nostra casina. Chissà com'è capitata qui. Io non mi fiderei troppo. È una donna, no? E chi dice donna, dice danno. Ma non vedi? È così bella che sembra un angelo. Come puoi non fidarti di lei? Sembra, sembra. Magari poi vuol farci fare quello che vuole lei. Potrebbe anche essere una di quelle femministe incallite il cui unico scopo nella vita è quello di eliminare dalla faccia della terra tutti gli uomini. Che ne sappiamo noi? Eh? Eh? E poi come la mettiamo? Ma non venite a piangere da me quando ve la troverete di fronte con il fucile in mano, perché sarà troppo tardi. E dai, dai, calmati. Di che cosa ti preoccupi? Noi siamo nani. Abbiamo un sindacato che ci difende. Non dimenticarlo. E poi ti dirò di più. Io non sono per niente contento che mi abbia lavato la tazza. Oh, erano 200 anni che conservavo lo zucchero sul fondo. Io invece sono contento. Deve essere tanto buona e quasi quasi leggendo il mio lettino. Beh, perché è proprio il tuo? Magari preferisce il mio. O il mio. O il mio. Ezzo! Ezzo! Oh, ma chi è che starnutisce queste voci? Oh, ma che bei nannetti per i pini piccinini carini. Oh, fatemi vedere tutti. Oh, come siete bellini. Ma tu con quella faccia così sorridente, come ti chiami? Sono Gongolo e sono sempre contento. E tu con quei bellissimi occhiali? Io sono Dotto, che vuol dire sapiente. Mi sono logorato gli occhi sui libri. E tu, peperoncino tutto rosso, perché ti nascondi? Hai vergogna di me? Sono Mammolo. Io arrossisco sempre, anche quando non vorrei. E tu, Pirimpino, con gli occhietti tutti chiusi, hai sonno, vero? Ho sempre sonno io. Oh, farei volentieri un disolino anche adesso, perciò ti chiamano Disolo. Ezzo! Oh, tu devi essere Eolo. E questo è il nome del re dei venti, quello che fa starnutire quel birichino. Sì, e fa anche scorrere. Mammolo, Mammolo, sei davanti a una signora. Vedi di utilizzare un linguaggio appropriato. Ezzo! Hai proprio indovinato, sono Eolo. E tu, piccolino, chi sei? E perché non hai neanche la barba? Sono ancora un bimbo di nano, ho solo 185 anni ed è per questo che mi chiamano Cucciolo. Ma io non capisco. Voi qui siete soltanto sei e io ho contato 7 lettini, 7 seggioline, 7 tazzine, 7 piattini, 7 cucchiaini e 7 lettini. Dov'è il settimo nanetto? È Brontolo. Lui non vuole vedere le donne e poi non è contento mai di nulla e brontola, brontola, brontola sempre. Per questo lo chiamiamo Brontolo. Ma io lo voglio conoscere lo stesso. Sono sicura che diventeremo amiconi. Ora te
dai, Brontolo, dai, non devi pensare male di me. Se mi vorrete tenere con voi, sarò come una vostra sorellina. Vi terrò in ordine la casa e poi so cucinare delle buonissime torte. Torte, hai detto? E budini, e gelato alle pizzette, tutto quanto? Tutto quello che volete. E poi, Brontolo, mi dirai quello che ti piace di più. Va bene, va bene. Resta pure con noi. Speriamo che tu mi faccia cambiare idea sulle donne. Evviva, evviva! Abbiamo una sorellina! Le vorremmo tanto bene! Quando si fa la torta? Subito, subito, golosoni! Ma prima vogliamo fare un balletto. Scegli tu il compagno. Brontolo! Vuoi ballare con me? Grazie, preferisco di no. Ti prego, caro. No. Ti prego, caro. Ho detto di no. Ti prego, caro. No. Ti prego, caro. E va bene, ma la musica? Volete sbrigarvi ad andare di là a fare un po' di musica? Un bel valzer o una polca, insomma, quello che volete. E che si senta bene fino qui. Voi ballerete fra voi. Io con Biancaneve. Subito, subito, ai tuoi ordini, signor padrone. E che riusciva a trasformarsi anche in un'altra persona. Perciò raccomandarono a Biancaneve di non aprire a nessuno mentre loro erano al lavoro. Intanto nel suo palazzo la matrigna interrogava il suo specchio magico. Deve essere un errore. Com'è possibile? Riproviamo.
Specchio, mio specchio, vuoi dirmi chi è la più bella del paese? E vedi di non sbagliarti questa volta. Tu sei proprio sorda. Cosa dico che non sei tu la più bella? Insomma, guardate bene, te anche un poco bellina, ma insomma sei più bella Biancaneve e sei nella casa dei nani. Oddio, non vi ho messo le mie pillole tranquillanti? Allora Biancaneve era e non era suo il cuore che Gustavo mi ha portato. Che bugiardo e disobbediente, quel dannato guardiaboschi. Ma saprò io come fargliela pagare cara. Prima però, con le mie arti magiche, dovrò occuparmi di Biancaneve. Vediamo un po', potrei trasformarmi in una brutta vecchia e andare a chiedere la carità. Biancaneve è una stupida sentimentale dal cuore tenero e certo non mi vorrà scazzare. Preparerò un cesto di mele, so che le piacciono tanto, e per ricompensarla della sua gentilezza le offrirò la più bella. Sarà quella che conterrà il veleno, l'ho studiata bene ed ora all'opera. Saprei. Dai almeno un morsettino alla mela.
luci si accendono, si spengono. Oh, mi giro anche tutto il bosco. Oddio, svengo. Oh, mo piccola cara, mo si è sentita male. Mo che sia stata la mia. E dire che dicono che la mela al giorno toglie il medico di torno. Sarà? Ma per te non è stato così. Yeah.
funicoli, funicolar. Oh, ma è un cioè, no, anzi, è il principe. E voi? Chiuderete il bosco? E questo è Biancaneve? L'ho visto un giorno alla palazzo della sua matrigna. Ma era così bella. E sembrava così buona e gentile. È il suo patrimonio. Era così ricco che l'ha voluto subito bene. Ma quando sono tornata per rivederla, mi hanno detto che non c'era più e che si è perduta nel bosco. E ho pensato, devo trovarla ad ogni costo, altrimenti, sai come si dice, addio patrimonio. Ma cosa fa su quel letto? E perché non si muove? È forse morta? Ma, voglio dire, è assicurata? No, non è morta. Si è solo addormentata. Anche se il suo sonno può sembrare molto lungo. Come è potuto succedere? Ti spiego io come sono andate le cose. Un giorno eravamo andati al lavoro e avevamo lasciato a casa Biancaneve, raccomandandole di non aprire nessuno, perché la matrigna poteva venire a prenderla travestita e farle del male, molto male. Biancaneve ha ubbidito e non ha aperto la porta a nessuno. Ma la matrigna le deve aver fatto assaggiare una mela. Infatti abbiamo trovato per terra una mela morsicata, che di certo era avvelenata, perché fuori era bella, ma dentro era tutta nera. In ogni modo sono passati molti giorni e Biancaneve dorme ancora, ma ho come la sensazione che sarebbe contenta se riuscisse a vederti. Si è svegliata e ha buttato fuori il pezzo di mela che la avvelenava. Oh, Dotto, Brontolo, i miei amici e il principe. Ma che cosa è successo? E perché questo letto? Devo aver dormito tanto. Ricordo la vecchina con la mela e poi più nulla. Era la matrigna e ti ha offerto una mela avvelenata. Ma ora ti è uscito dalla bocca il boccone avvelenato alla faccia e ti sei svegliata. È stato il principe con il suo bacio. Oh, sono felice di trovarmi qui con tutti voi e non so come ringraziare il principe, oh mio salvatore. Ma veramente io vorrei, ma non oso chiederlo. Oh, parlate, dite pure mio principe. Beh, ecco, io vorrei portarvi con me al mio castello e farvi mia sposa. E siamo tutto patrimonio, si intende. Oh, ne sarei incredibilmente contenta. Ma i miei poveri nonnetti. Non preoccuparti per noi. Saremo contenti lo stesso nel saperti con chi ti vuole bene. E poi potrai venire a trovarci tutte le volte che vorrai. Biancaneve si è svegliata! Evviva! Evviva! Il principe l'ha svegliata e la farà sua sposa. Benissimo! Viva gli sposi! Oh, caro! E vissero tutti felici e contenti.
Allora, volevamo presentare tutti i personaggi alla fine di questa storia, anche se li conoscete tutti, sia quelli che si sono visti recitare, sia invece chi ha dato le voci e ha intonato le loro voci dietro le quinte. Possiamo partire dai due nani principali che hanno parlato, che sono Dotto, che è stato rappresentato da Luca, e la voce è quella della Serena. Brontolo, Michele, con la voce della Francesca. E poi il più piccolo dei nani, Cucciolo, da Jacopo, con la voce di Luca Bondi. Eolo, Davide, con la voce dell'Ilaria. Pisolo, Marco, Matteo, Versa, con la voce di Davide. Gongolo, Cico, con la voce di Federico. E poi direi che possiamo presentare la matrigna, la conoscete? Allora chiamatelo voi.
manca? Più forte! Provate a chiamarla tutti insieme per vedere se arriva! Ma chi sono questi due qua? Chi? Più forte! Ma voi siete la Befana Befanone? Ma che cosa volete da loro? No, no, per me non me la danno. No, no. Ma siete stati buoni almeno? La volete? Ma siete proprio sicuri? Non c'ho... Signori, signore? Ma chi è, scusi, lei? Befanone. Befanone? E l'altra sua compagna? È la mia compagna, la Befanone. La Befanone. Chiamo la Befanone. Piano, piano, piano. Scusi. Chi è, scusi, lei? È la Befanona. La Befanona? La moglie del Befanone. Ma cosa è venuta qua, scusi? Con questa? Col 50. Col 50? Un motorino? Già così all'avanguardia, la chiesa nuova venite, però che cosa avete portato, bambini? Della roba lì, un po' di mele. Del carbone, delle mele, ma saranno avvelenate le mele? Bene, dai, su, per me qua non ci sono mica casse qua per voi, ragazzi. Ma volete? No, 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 no. Chi è che la vuole? Tutti!
quei rossi rossi. È a casa che studia. Almeno così ha detto. Sì, sì.